arrivato il grande giorno, quello lì del Brawl Talk, nuovo brawler ghiacciato, nuova stagione e altro ancora. Manca pochissimo, solamente 2 minuti e 30, se non l'avete ancora fatto, spolliciata più non posso e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Ma intanto qui dalla preview, cosa è un castello? Tra l'altro non so se l'avete notato, ma c'è anche il calzino di Spike, cosa c'entra tutto questo? 5, 4, 3... 2, 1 e possiamo dare inizio al Brawl Talk. Ok, la canzoncina di Ryan direi che è un ottimo inizio. Holiday Getaway. Ho visto un botto di roba. Questo qui, nuovo brawler cromatico, lui è bellissimo. Ok, fa parte del trio di Mr. P e di Gelindo, questo già l'avevamo capito. Ok, ogni volta che attacca un nemico si va a ricaricare una specie di barra. E una volta che si è ricaricata completamente, visto che è stato attaccato tot volte, viene frizzato. Trentesima soglia del Season Pass, questo l'avevamo capito, un po' come Colette ed Energetic. Ok, dovete aprire tutte le ricompense della prima stagione, altrimenti non le potete più riscattare. Oh mio Dio, che skin! King Lu subito con la sua skin! Ah, è ritornata la partnership con Line Friend. Choco Piper belle! Oh mio Dio! Tutte quante belle! Ok, sono state modificate un pochettino le skin argentee e dorate. Qui stanno parlando dell'eSport. $1 milione. Mamma mia, $1 milione. Map Maker. Now you can submit your maps for the world to play. After it gets approved by your friends, it goes to a public map pool where everyone can play your puoi map pubblicare la mappa e può essere votata questa mappa. Non ho capito bene questo dettaglio, dopo lo approfondiremo. Comunque ci saranno dei vincitori e quindi le mappe che vengono create potrebbero essere pubblicate, però dopo ci soffermeremo meglio su questo. Ah, finalmente ricercati e rapina all'interno di Map Maker. Ah, e anche le jump e il teletrasporto. Ok, a dicembre con Brawly Days. Allora, la stagione 4 del Brawl Pass si chiamerà Mischie di Natale e ci sarà appunto questo nuovo brawler cromatico Lu. Con il suo attacco principale va a lanciare questi coni gelato e sui nemici colpiti a fare quell'indicatore, quella specie di cerchio. E se vengono feriti un determinato numero di volte saranno congelati per alcuni secondi. Con la super invece lancia uno sciroppo freddo sul campo. Fantastico, guardate Brock. Ovviamente si sbloccherà la 30ª soglia, già l'abbiamo detto, ma con una piccola modifica. Infatti bisogna superare la 30ª soglia del pass per trovare questo brawler cromatico all'interno delle casse e cambieranno anche le probabilità di trovare i brawler all'interno delle casse. Piccola modifica che è accettabile, ci può stare. Ok, abbiamo Dynamite, mamma mia sta skin di Dynamite che è bellissima, che aiuterà Mr. P a gestire il suo hotel. Poi abbiamo Re Lu e torneranno anche le skin in collaborazione con Line Friends. Infatti abbiamo Iris Sally, Piper Choco e Maxine Connie. Il montepremi di $1 milione ancora non è stato raggiunto, però potete aiutare a raggiungere questo montepremi acquistando ad esempio la skin di Colt e le altre offerte a tema championship. E adesso soffermiamoci un attimino sul generatore di mappe, che è l'unica cosa che non ho capito bene. Allora, potete inviare le mappe per farle provare a tutti. Se i nostri amici approvano la mappa entrerà in competizione con altre mappe, a quel punto tutti potranno provarla e dopo averci giocato potete lasciare un pollicione in su o un pollicione in giù, che deciderà le sorti di quella mappa. E la mappa migliore del giorno sarà disponibile a tutti per ben 24 ore. Quindi troverete due slot degli eventi legati al generatore di mappe. Nel primo slot possiamo provare e votare le mappe inviate dai giocatori di tutto il mondo. Nel secondo invece sarà scelto
scelto ogni giorno la mappa con la votazione più alta. Cioè, è assurda questa cosa. Abbiamo già detto, saranno aggiunti anche rapina e ricercati. E poi abbiamo le jump e i teletrasporti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Brawl Talk. Io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando la campanellina e spolliciare a più non posso per rimanere sintonizzati su tutto il mondo di Brawl Stars.